Ben ritrovati a Spasso con gli sci in FVG. La puntata di oggi si svolgerà a Tarvisio. Gigi vi aspetta. Ciao! Buongiorno a tutti, siamo partiti presto per venire a visitare Tarvisio con la trasmissione A Spasso con gli sci in FVG. Vedremo Tarvisio, volevo anche ricordare che abbiamo appena passato Pontebba, e dove una volta c'era il confine, perché Tarvisio è italiana dal 1918, non prima era terra austriaca, oggi è terra di confine, ma è terra del Friuli Venezia Giulia. Quindi A Spasso con gli sci in FVG per visitare Tarvisio e tutte le meravigliose montagne e piste di sci che possiamo praticare fortunatamente da italiani, da friulani. Un saluto e ci vediamo in pista. Arrivato a Tarvisio, sono passato per i Lussari e non potevo non venire a trovare il direttore della scuola di sci Tarvisio, ovvero il mio amico Daniele Sabidussi. Ciao Daniele! Ciao carissimo! Io chiederò a te di portarmi in giro per le piste, perché questa trasmissione parla di sci attivo, cioè quindi di sci in pista. Dentro negli uffici ci stiamo volentieri, ma sai com'è, a spasso con gli sci in FVG. Quindi portaci a vedere le piste, dove ci porterai adesso? Ah, possiamo fare l'anello completo del comprensorio. Oggi è una bellissima giornata, per cui ne avremo da vedere di cose interessanti sicuramente. Perfetto, e mi raccomando, storia, cultura e anche gastronomia. Esatto, ecco. che non manca mai. A spasso con gli sci in FVG. Si arriva a Tarvisio in centro e si parte dalla scuola di sci con gli sci ai piedi. E si può andare dappertutto, perché il bello di Tarvisio, sapete cos'è rispetto anche a tante altre località, è che qui è tutto collegato. Quindi abbiamo questo versante a nord, le piste sono tutte a nord, giusto? Sì, esatto, escluso le due dorsali in quota del Florian, Calamalga, che corrono diciamo a border delle cime. Il resto è tutto con esposizione nord. Adesso andiamo a sciare, facci vedere, dai, queste piste. Io vengo dietro di te, vai piano che ho paura della velocità, vai piano. Siamo spostati dalla tripla di Tarvisio, ovvero dal Quisci Tarvisio, e siamo arrivati in questa ulteriore parte di piste. Le piste che io ricordo come la pista C e la pista B. Cosa si fa in questo tipo di pista prevalentemente? Beh, qua siamo nella parte agonistica, così chiamata, no? Dove tutti, da tanti anni, hanno incominciato a fare le proprie garette, no? E adesso è dotata di un impianto nuovo, le piste sono state rimodellate. Abbiamo sempre pista C e pista D, che sono due piste fondamentalmente dedicate alle attività dei club agonistici. Perfetto, io so che qua vengono disputate anche delle gare fisse junior, per cui la vedete così morbida, però salendo c'è sicuramente un aspetto molto più tecnico, pista molto severa all'ombra e una pista micidiale per gli slalom, no? Partono in 100 e quando va bene arrivano in 40. Tra l'altro, caro Gigi, per il nostro mondo, il mondo delle scuole di sci, quest'anno, se la meteorologia ci aiuta, queste saranno le sedi dei campi di gara della fase finale del Gran Premio Giovanissimi, che porterà a Tarvisio 2000 atleti suddivisi nelle discipline dello sci alpino, nordico e dello snowboard. Ma il Gran Premio Giovanissimi, ma io non so di che cosa si tratta, non ho mai fatto gare. Allora, Gran Premio Giovanissimi nasce ormai oltre 40 anni fa, è una
una gara promozionale dedicata alle categorie minori, quindi avremo ragazzini 8, 9, 10, 11 anni che correranno sulle piste, che arriveranno a Tarvisio grazie a un sistema di qualificazione che verrà fatto in tutte le 350 scuole di sci italiane. È sicuro? I migliori 15 di ogni regione per ogni categoria, sia maschile che femminile, avranno diritto all'accesso a questa finale. E sicuramente qui dentro si nascondono i campioni del futuro. Quindi, lode, 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 andiamo a provare la pista. Daniele, siamo in cima a Florianca, cosa stiamo vedendo qua alle nostre spalle? Cosa si vede? Alle nostre spalle, partendo alla nostra destra, abbiamo il Mangar con tutte le giunglie che corrono verso, poi per terminare giù, verso il Carso. Di fronte a noi invece abbiamo il termine delle Alpi Carniche che va a morire sul confine con l'Austria. Dietro di noi tra l'altro c'è Cave del Predil. Cave del Predil, che è l'altra valle che poi va a terminare verso Sella Nevea per poi proseguire verso Chiusa Forte. Ricordiamo perché Cave del Predil io la nomino, al di là che c'era una pista meravigliosa che adesso è chiusa, chissà se viene riaperta, ma ci sono le famose miniere di cave. Certo. Le miniere di cave dove si estraeva un tempo piombo e zinco. Attualmente è gestito da una cooperativa di locale, c'è un parco minerario visitabile e quindi c'è una possibilità anche per chi soggiorna nelle nostre strutture di poter visitare anche una parte di storia delle nostre vallate. Fantastico, adesso io ho tanta voglia di sciare, visto la giornata strepitosa, e di andare al Monte Lussari, al santuario. Daniele, siamo nel paesino più alto del mondo, no, quello no, però sicuramente il più incantevole del mondo. Siamo a Lussari e questa è la via centrale, diciamo, no? Qui non passa metropolitana, non passa, no, autobus. Qui si arriva con gli sci e solo è a piedi durante l'estate. E alla nostra destra abbiamo il santuario. Questo santuario ha una particolarità. Innanzitutto è stato costruito ex novo, perché il primo santuario era una cappella, okay, che poi sono perse le tracce, è stata distrutta. Sì, poi varie vicissitudini di guerra, bombardamenti. Ma la leggenda cosa dice? Ah, sì, la leggenda narra del pastore che col suo gregge pascolava appunto nella zona. E praticamente le varie vicissitudini narrano che lui rientrando e risalendo e facendo questa transumanza trovò questa Madonnina nel punto preciso. Allora sono più preciso. Sì, possiamo essere. Trovò le pecore tutte radunate. Questo bisogna a questo dirlo. Punto, esatto. Erano delle pecore radunate e lui trovò questa Madonnina. Madonna con il bambinello. Col bambinello, okay, che poi lui prese e riportò a valle nel paesino. Di Camporosso. Di Camporosso. E poi invece la mattina successiva la Madonnina era ricomparsa nel punto dove nel lui punto l'aveva prelevata. Ecco, e questo per tre giorni di seguito. Esatto. A questo punto l'arcivescovo, il prelato, come sempre succede, decide di costruire un santuario. Del...
con il Dynastar è impossibile non divertirsi in questo paesaggio unico al mondo. Lode, lode, lode a spasso con gli sci in FVG. Questa è la pista B che ci porta al ristorante Baita Alte Utte. Alte Utte, uno dei più bei ristori che potrete trovare qui a Tarvisio. Alte Utte, un paradiso, un ristoro dove non puoi mancare. Alte Utte, uno dei locali tipici di Tarvisio, uno dei più bei locali tipici di Tarvisio, che si arriva direttamente o in auto o con gli sci ai piedi. Abbiamo qua la signora, la titolare, lei è la signora Paola. Un motivo per venire qui in Baita è che è quasi più facile centrarla che schivarla questa Baita, no? Perché veramente in una posizione ideale. Certo, certo. Voi lavorate molto bene d'inverno e anche d'estate, ma il vostro menù tipico qual è? Allora, in questo momento noi d'inverno facciamo naturalmente gli antipasti misti di salumi, poi ci sono dei tritti primi, poi c'è il capriolo, il goulash, il fricco, c'è la trippa, il cotechino. Inoltre volevo dire che qua, oltre a mangiare molto bene, si beve bene, giusto? Ma certo, sì. Una cantina, qua si beve birra. Ecco, per esempio, qua a Tarvisio si beve più birra o più vino? Ma veramente 50-50, beviamo sia birra che vino, comunque, ecco. Sì, perché anche la birra va molto molto bene, sì. Ecco. Sì, e sì. Il locale è frequentato solo da locali o vi arriva gente anche straniera? Ma noi lavoriamo veramente più con i locali o con la gente italiana, più che la estera. Allora facciamo un prosit a Daniele all'Alte Utte. Grazie, e grazie. Ci vediamo a spasso con gli sci in FVG. In FVG. Ma certo sì. Ma certo sì. Stiamo terminando la nostra giornata qui a Tarvisio e andremo a Valbruna perché grazie alla collaborazione del Pronto Turismo del Comune e la volontà dei cittadini è stata riaperta anche questa piccola località che è a ridosso di Tarvisio e completa l'offerta che c'è a Tarvisio. Ritroviamo dopo 13 anni il ripristino delle piste. Piste facili, piste divertenti, piste per iniziare. Un minuto dall'uscita dell'autostrada in una posizione strategica, assolutamente al sole. Un investimento importante anche della regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo un'area didattica estremamente facile ed estremamente adeguata per avvicinarsi alla neve, un'iniziativa soprattutto dedicata ai bambini che ha uno sviluppo importante,
saranno presenti e sono già progettate una fattoria didattica con tutti i servizi che necessitano appunto per le fasce minori e per avvicinare le famiglie allo sport dello sci. Sì, poi ricordiamo che qui anche batte il sole praticamente, a parte adesso che sono le 5 del pomeriggio, ma caspita. Assolutamente, un posto strategico proprio da quel punto, in quanto al mattino presto c'è già il sole, per cui i bambini piccoli soprattutto, che sono quelli che patiscono un po' di più, hanno la possibilità di avvicinarsi a questo mondo della neve senza patire, senza soffrire il freddo, con delle attrezzature tecnologicamente avanzate e dove potranno trovare tutti i servizi adeguati per poter cominciare. Qui si può sciare perché sono bellissimi, facili, attrezzatissimi, tapis roulant, ski lift e seggiovie. A spasso con gli sci in FVG. Qui a Valbruna, nella Casa dei Sapori, un ristorante strepitoso, poi vedrete delle foto. E abbiamo in diretta qua per voi il titolare. Grazie. Virgilio, sì. E la signora Livia. Allora, Virgilio, una storia un po' particolare, dai mari ai monti, cioè da Grado a Tarvisio. A Tarvisio, esattamente. E sì. Cosa ci azzecca? Cioè, difficile? No, io preferisco la montagna che il mare. La montagna mi fa stare tranquillo, rilassato, faccio due stagioni quasi piene e sono contento di stare in mezzo alla neve, in mezzo alla gente, la natura viva che è qua a Tarvisio. Perfetto. E ho visto, e ho già filmato, che c'è una meravigliosa iniziativa da parte del comune, ovvero il ripristino dei campi scuola. Esattamente, il comune da tanti anni ha fatto dei tapis roulanti, un campo scuola, dei nuovi parcheggi, tutto quanto per turismo. Vedo che stiamo partendo bene, siamo fiduciosi. Offerta invernale quindi al completo, offerta estiva? L'offerta estiva, tante passeggiate, camminate, escursioni sui rifugi, da una buona tavola da pranzare e cenare in compagnia, della buona musica, penso che è al top. Adesso mi interessa la tavola, il tuo menù, la tua specialità. La mia specialità, io faccio tutta la pasta in casa, gnocchi, tagliatelle, facevo in casa, selvaggina, capriolo, gulas, cervo, cinghiale, costate, fatte al minuto, non in casa. Facciamo i gelati, i dolci, noi come ristorante. E caspita, sei quasi, no? Sei completo al 100%. Allora, un motivo in più per venire a Valbruna è per visitare la Casa dei Sapori. E anche vedere il paesaggio a Valbruna, i rifugi, le camminate, e poi vieni a pranzo qua da me, no? Perfetto, e mi raccomando, a spasso con gli sci in FVG. E adesso una piccola pausa. Pubblicità, a tra poco. Hai scelto di giocare da solo la tua partita. Potresti far parte di una squadra. Affrontare nuove sfide. Far emergere le tue passioni. Una guida esperta, sempre al tuo fianco. Rispetto, determinazione, obiettivi da raggiungere per crescere insieme. La gioia di viaggiare con i tuoi compagni. La libertà di esprimere il tuo talento. Puoi vivere tutte queste emozioni.
Ora gioca la tua vera partita. Vivi e condividi la tua realtà. Scegli di vincere con noi. Sustenance. Ciao a tutti, oggi apriamo la rubrica Non solo sci in FVG con la signora Aide Populin. Buongiorno. Lei è la presidente del pattinaggio Libertà Scorcia, giusto? Sì, esatto. Quando nasce questa associazione? Nasce nel 1984 e nasce come pattinaggio corsa. Solo successivamente si è inserito anche il pattinaggio artistico. Ottimo. Invece la vostra sede dove si trova? Dunque, noi abbiamo il pattinodromo a Porcia. La struttura del pattinodromo ospita in pratica l'attività sia di corsa sia di artistico. E a sostegno della corsa c'è anche però l'anello esterno, quindi possiamo lavorare in contemporanea su più settori. A livello di collaborazione con altri sport, riuscite ad integrare uno sport che può essere lo sci all'interno del pattinaggio? Certo. Uno sport propedeutico? Certo, riusciamo, sì. Per il passato proprio il settore corsa andava a fare specifiche attività anche al pian cavallo, appunto con lo sci anche. E abbiamo avuto degli atlete che hanno continuato a fare durante il periodo estivo, atlete di sci che nel periodo estivo si sono allenate con i pattini. Posso sapere invece quanti iscritti avete all'interno della vostra associazione? Attualmente fra artistico e corsa ne abbiamo 85-90. E questi iscritti hanno diverse età, da che età iniziano e fino a che età possono continuare? E li accogliamo dagli 3 anni in poi.
fino a 15 anni, 16 anni, 18, perché le attività continuano e vengono suddivise per specialità a seconda anche dell'età. Ok, so che avete scelto la Libertas come ente provinciale di promozione sportiva, per quale motivo? Raccoglie secondo me la fascia promozionale, cioè proprio il piacere di fare lo sport. Il pattinaggio che facciamo proprio all'interno della Libertas a livello regionale ha esattamente questo aspetto. E infatti noi promuoviamo anche delle gare, chiamiamole così perché non sono effettivamente delle gare, è un mini campionato fatto esattamente per coloro che sono le prime armi, coloro che fanno attività promozionale, che non sono ancora entrati insomma nell'agonismo e forse non c'entreranno mai. Aida, io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra rubrica e ricordo a tutti quanti di seguire anche il programma A Spasso con gli Sci in FVG. Grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti. Per la rubrica Scuole di Sci abbiamo l'onore di avere qui il direttore della Scuola di Sci Evolution, Scuola di Sci di Tarvisio, ovvero Stefano Secco. Ciao Stefano. Ciao Gigi, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Allora, ci siamo visti in pista, ci rivedremo in pista, ma soprattutto non ti vedo più come atleta, ti vedo come direttore. La pianura presta un direttore alla montagna. Sì, io ho preso la passione un po' dalla neve, poi pian pianino mi sono avvicinato in maniera dilettantistica, poi dal dilettantismo sono passato un po' al professionismo e da lì poi è diventata una professione abbastanza stabile, soprattutto che mi impegna tutto l'anno. Perfetto. Allora, Scuola di Sci Evolution nasce ovviamente dove c'è già un'altra realtà, che è la Scuola di Sci Tarvisio, ma voi nascete con un'idea transfrontaliera. Sì, il nome Evolution Trilands proprio va a ripercorrere un po' la storia di questa terra, che è quella del Tarvisiano, che è legata sia alla Slovenia sia all'Austria, e il nome l'abbiamo voluto proprio per dare un segno di unificazione e abbiamo anche molti clienti che apprezzano questa nostra così immagine, tant'è vero che dalla Slovenia e dall'Austria abbiamo parecchia gente che viene a fare lezione con noi. Scuola di Sci Evolution, non solo sci alpino. Sì, noi principalmente i maestri sono di sci alpino, poi abbiamo una parte di snowboard, dei maestri specializzati anche nel freeriding e poi un focus particolare sui bambini, questo sì. Ecco, parliamo un attimo dei bambini. Voi c'è un po' una rinascita, una voglia delle famiglie di ritornare in pista e di farli sciare questi bambini. Ho visto un po' girando la regione un po' questo interesse un po' generale in ogni polo. A Tarvisio come vedi la situazione? Confermo quanto visto in regione e devo dire la verità, quest'anno siamo stati veramente invasi di richieste soprattutto da famiglie e da bambini. Questo vuol dire che c'era veramente voglia di portarli a sciare. E questo è molto positivo perché chiaramente le scuole, ma soprattutto lo sport della neve, vive di nuove leve. E quindi la passione prima e poi magari l'agonismo e il professionismo. Questi bambini li mandate subito in pista o avete un'area riservata loro? No, noi siamo partiti subito proprio con un'idea di creare un pacchetto specializzato per i bambini dai 3 ai 5 anni, dove la prima neve abbia un approccio un po' più soft, proprio per capire anche se per il bambino può essere una cosa piacevole o meno. Di conseguenza abbiamo un nostro campetto privato, abbiamo un servizio con babysitter dove praticamente le prime ore di lezione vengono seguite da più figure proprio per fare in maniera che il bambino si senta a suo agio. Nell'organico della tua scuola un maestro, 10 maestri, 100 maestri? No, nell'organico sono 25, di cui ne ho 15 che praticamente sono operativi sia i weekend che durante la settimana e poi ne ho un'altra decina che in base alle loro esigenze vengono a lavorare in scuola, diciamo siamo circa in 25. Vi aspettiamo in pista numerosi, andate a trovare la Scuola di Sci Evolution che si trova tra l'altro in pista. In via degli Alpini, noi siamo alla partenza della pista B, dove c'è l'impianto della Prisning, praticamente. Impossibile sbagliarsi. Assolutamente. A spasso con gli sci. In FVG. Ci vediamo in pista. Grazie.